Allora, questo è un corso che parte proprio da zero, quindi è adatto a tutti coloro che vogliono avvicinarsi allo studio del pianoforte. Quindi ti illustro adesso un attimino ciò che hai ricevuto in questo primo rilascio. Quindi troverai queste quattro cartelle. In questa cartella c'è la lezione, eccola qui, la lezione specifica, quindi qui dovrai sentirti ciò che ti vado a dire e quindi questo lo potrai fare tutte le volte che vuoi. Poi abbiamo una canzoncina, quindi tanti auguri, se vuoi te la puoi studiare, la melodia, e segui questo video. Poi abbiamo in relazione alla prima lezione i compiti per casa. Ok? I compiti per casa, in pratica, se noi andiamo a vedere che cosa c'è nella cartella, hai un video dove ti spiego un attimino quello che devi fare. Qui abbiamo il PDF dove qui ti scrivo quello che devi fare. Qui hai un altro video dove qui ti faccio vedere un attimino quello che devi fare sul pianoforte o sulla tastiera. Ok? Quindi questa cartella, compiti per casa, è strettamente collegata con la prima lezione. Ok? Poi abbiamo questa cartella teoria. E qui iniziamo un attimino anche il discorso della teoria. Quindi ti faccio fare il discorso pratico e anche quello teorico. Comunque, in questa cartella ci troverai anche un video dove ti spiego in pratica quello che dovrai fare. Ciao, ti dico sommariamente ciò che troverai in questo rilascio. Avrai tre cartelle. Allora, sulla seconda lezione ci sarà un video, sull'altra cartella ci sarà canzoncina bianco Natale, qui ti insegno a suonare questa canzoncina. E compiti per casa avrai un video dove ti farò fare due esercizi semplicissimi. Ti ho messo anche il PDF del primo esercizio e del secondo esercizio. Se andiamo ad aprire il primo PDF, troverai l'esercizio scritto sul rigo musicale. Quindi ci sarà da fare do re mi, do re mi, do re mi e do re mi partendo dal do centrale, poi spostandosi ottava sopra fino all'ultimo do re mi. Qui hai la diteggiatura, mano destra, potrai farlo con l'1-2-3, sempre do re mi. Poi, finito con l'1-2-3, potrai rifare l'esercizio con il 2-3-4, lo stesso con il 3-4-5. Per la mano sinistra inizierai col 5-4-3. Poi col 4-3-2-3-2-1, quindi l'esercizio è semplicissimo. Mentre il secondo esercizio dovrai fare fa sol la si do, poi ottava sopra fa sol la si do, ottava sopra fa sol la si do e lo stesso fa sol la si do. Allora qui la scrittura è la stessa, solo che ci ho messo un 8 con i puntini, che significa che va eseguito un'ottava sopra, eh? Quindi comunque l'esercizio è facilissimo. Adesso non ti fare impaurire da queste note, perché hanno tutti questi tagli. Comunque le note sono sempre le stesse. Poi te lo vado a spiegare sul video. La diteggiatura per la mano destra è solamente 1, 2, 3, 4, 5, quindi tutte le dita, e per la mano sinistra partirai con il 5, 4, 3, 2, 1. Ok, è tutto, ti saluto. Ciao! Ciao, in questo video ti dico ciò che andrai a ricevere in questo rilascio. Avrai tre cartelle, canzoncina Jingle Bell, quindi se la andiamo ad aprire ci sarà un video dove ti vado a dire come si suona la melodia e qui ci avrai anche lo spartito. Poi abbiamo la cartella diteggiatura, scala cromatica, scala di Do maggiore, quindi in questo video ti vado a dire la giusta diteggiatura per suonare la scala cromatica e per suonare la scala di Do maggiore. Avrai anche la scala cromatica sul rigo musicale.
Qui ti faccio un esempio della scala cromatica, ti scrivo il nome della scala cromatica e la diteggiatura. Quindi i numeretti sopra alle note sono per la mano destra e i numeretti sotto alle note sono per la mano sinistra. E abbiamo anche lo spartito per la scala di Do maggiore, ti ho messo le note e quindi qui ci avrai la diteggiatura per la mano destra e sotto la diteggiatura per la mano sinistra. Quindi queste due scale sono da studiare. Poi ti ho messo un video sugli arpeggi, quindi qui ti vado a dire il discorso degli arpeggi, avrai sempre lo spartito dove ti vado a scrivere le note per ciascun arpeggio e la diteggiatura per la mano destra e per la mano sinistra. Ok, penso di aver detto tutto, ti saluto e ciao! Ciao, ti faccio vedere ciò che riceverai per questo rilascio. Allora, avrai tre cartelle, quindi canzoncina inno alla gioia, qui ti faccio imparare questo brano, che è bellissimo. Poi avrai un'altra cartella dove ci sarà un video, dove ti parlerò del legato e dello staccato. Poi un altro video sul passaggio del pollice. Ok? Questo è tutto, ti saluto, ciao. Ciao! Ti dico sommariamente ciò che riceverai per questo rilascio. Avrai queste tre cartelle, canzoncina, esercizi piano, valori musicali. Allora, in questa cartella, canzoncina, ti faccio studiare una piccola canzoncina famosissima. Ok, e quindi ci sarà un piccolo video. Poi, nella cartella valori musicali, qui ci sarà un altro piccolo video dove ti parlo di questo argomento. Poi ci sarà la cartella esercizi piano dove ti faccio fare degli esercizi proprio sui valori musicali. Quindi avrai un video dove ti spiego come fare. Avrai questi 5 PDF, ognuno dei quali ci sarà un esercizio. Esercizio primo, ci sarà un esercizio molto semplice, quindi a mani unite. Questa è la figurazione della nota che vale 4 quarti, quindi ti devi concentrare su questo tipo di discorso. Se andiamo all'esercizio numero 2, ti faccio fare un altro esercizio, sempre sulle figurazioni musicali, in questo caso quella di 2 quarti. Poi se andiamo al terzo esercizio, ti faccio fare un esercizio specifico sulla figurazione della semiminima, quindi sempre a mani unite. Quindi questi tre primi esercizi sono semplicissimi, comunque da fare. Poi se andiamo al numero 4, in questo caso abbiamo questo tipo di discorso: la destra fa tutte semiminime mentre la sinistra suona le semi brevi. Ti ho scritto qui staccato, quindi di conseguenza devi utilizzare lo staccato, mentre la sinistra devi legarla. Quindi qui c'è per certi aspetti una difficoltà a livello di sincronizzazione delle due mani. Quindi qui, oltre all'obiettivo dei valori delle note da rispettare, devi anche cercare di coordinare insieme le due mani, che in fondo fa due movimenti diversi, ok? Proprio perché la destra dovrà ottenere lo staccato mentre la sinistra dovrà fare il legato. Ok, poi ci sarà il numero 5. In questo caso abbiamo invertito il lavoro da fare con le due mani, quindi la destra farà il legato in questo caso mentre la sinistra farà lo staccato. Comunque poi tutto verrà spiegato nel video. Molto importante è avere quindi sotto mano lo spartito relativo che dovrai prendere man mano in considerazione. Ok? Ok, penso di aver detto tutto, ti saluto, ciao!